Ringrazio Pidra. Ma come state, Caccio? Perché adesso c'è tipo questo come state? Non ce ne frega nulla se stanno bene, stanno male. L'importante è che donano. Le donazioni sono aperte. Ma non è sigla! Anche se ci cercano di fare la guerra, figli della merda. Anche se ci tengono i piedi per terra, figli della merda. Anche se ci cercano di fare la guerra, figli della merda. Anche se ci tengono i piedi per terra, figli della merda. Yeah. Non è assolutamente vero. Ah, oh, fondiamo una Hollus. Che come tutte le Hollus poi ci rubiamo i soldi. Potrebbe essere interessante. Magari anche con i fondi della regione. Persi per le giovani. Però non siamo più giovani. E tu vuoi fondare una Hollus con i soldi della regione? Magari aprendo un magazine che parla di musica. Arcade Magazine lo chiamiamo. Sì, Arcade Magazine. Sì. Magari facciamo arrivare fallimentare, poi prima di restituire i soldi lo sciogli. Sì, o litighi con i soci, quindi noi litigheremo. Sì, per finta davanti. Ok, ci spartiamo le cose. La torta, come, sì, come negli anni 90. E poi tutti cazzi. Intanto la regione dice, i soldi italiani non riescono mai a ridare i soldi. Dice, da Bruxelles. La regione. Da Bruxelles. Ho capito. Sai che sono stranieri, hanno il non tipo. Capiscono loro. Raga, comunque oggi è arrivato il momento della nuova premium. Io qua ho la letterina. La letterina. Andrò a perché leggere. Noi siamo come bim bum bam. Allora. Basta che non è bim bum bamba perché sennò... No, questo è un problema. Ciao cari Arcade Boys, mi chiamo Zago. Zagor. Ho 24 anni. Zagor. Ti ricordi Zagor? Il vento, sì, ma non vento. È quello che c'è scritto. Magico vento. Sono di San Donato Milanese, accanto a Rogoredo, sì. Corvetto, eccetera, eccetera. Qua sì, Cesano Boscone. Ho capito. Il mio socio Daniel nel 2012, io e il mio socio Daniel nel 2012, abbiamo io fondato... Io e il mio socio Daniel e Teo. L'Italian Reggaeton. Italian Reggaeton. Molto bene, ciao ragazzi, alla prossima. E vado via. No, torna qua per favore. Lascia sta, chiudi il frigorifero e vieni qua. Volevo magari un calippo. Barlo, vieni qua. Dobbiamo finire questa cosa. Facciamo però un reggaeton alla Domar, Omar, Daddy, Yankee, Tengo, Calderon. Quindi un reggaeton abbastanza pesante. 69. È fantastico. Soy il tuo criminal. Soy il tuo criminal. La. Io sono contento di 69. Questa tua nuova passione per 619. 619 era Rey Mysterio comunque. Sì. Che comunque era sempre spantoso. Vedi, è spantoso. Zago, terra, Italia, terra. Reggaeton. Italia reggaeton. Andiamo subito a sentire questa volta con le raga, è un anno che io no, l'Italia mi ha messo anche le casse. Vai! No. Miguel! Avanti. Beh, tipo con due tatuaggi fa sui serio. Ah no, è una lattina. Cosa fai? Cosa succede? Apre le birre con l'accendino. Ma è la birra analcolica, oh, è la Stella. Ma certo. Ma che merda! Prima lattina che non sa ballare la trovata, l'unica. Ah, oh, raga. Chi è sto merda? Il reggaetonero. Ha fatto una rima. Non servono le rime, reggaeton. Ah, è vero, l'importante è mettere un cazzo in faccia. Bello, tassa dritta il reggaeton. Sì. Ma non sa ballare quella lì. Cane che è depresso perché la rima è basta. Vai via. Beh, ma è diventato Ale Mazza. Sì. Si ringrazia il Mazza Lea per aver chiuso quel giorno. Sono malandrino solo io però in questa canzone. Peperoni calde. Cosa? La golf car. Ehi, si ringrazia Gue Pequeño per la collaborazione. Si è scrollata le pulci. No, cioè, no. Il reggaeton è la cosa più facile del mondo da fare. Devi fare tu, tatu, 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 tutto il tempo così. Hai fatto un drop, tu, cassa dritta, troppo veloce. Non era style, non era hardcore, non era reggae, non era niente. Non era tech, non era commerciale. Non aveva un tempo, è un tempo inventato, un BPM che non si è mai sentito, che non serviva. Dopodiché dice, vabbè, è una merda sto drop, sembrava un drop, è una merda, adesso partirà. No, svuota completamente, con lui che non sa cantare, manco con l'autotune. Aspetta, e poi si riparte un tu, ta tutta, però molto in sordina, molto in sordina. L'unica, come si dice? Che cazzo vuoi? Come si dice quella tina lì? L'unica latinas che non sa ballare l'hai trovata tu?
Io non sono massimo esperto di reggaeton perché io non sono massimo rispetto, però però non è una cosa che mi compete. Però reggaeton lo sentiamo tutti i giorni da 2 anni a sta parte, qualcosa abbiamo imparato. Noi non siamo i più grandi esperti di questa cosa, quindi magari voi ragazzi che seguite la pagina, a voi vi piace il reggaeton, andate sotto il video del ragazzo Zago Terra Terra, qua sotto c'è il link Zago, e gli scrivete cosa sembra secondo voi. A me personalmente non è il mio genere, non mi piace, mi attacco al discorso che ha fatto Barlo, tutto giusto. A me sembra no, più che altro il discorso, il testo era anche qualcosa di carino, il testo, perché andava un po' a sputtanare tutta la nuova wave, no? Sì, però poi ha detto lo facciamo meglio noi, cioè io no, non lo fai meglio tu. Bello il testo, però no. Raga, io spero che a voi piaccia questa canzone. Produzione Sam Lover. Sam Lover lo conosciamo, Sam sì, Lover. Sì, era quello che aveva il kebabaro vicino a Tradez. Raga, qua io grazie della letterina. Attacchiamo sul frigo. Io posso comunque farci quello che meglio credo con la tua letterina. Sì, sì, posso risponderti o posso fare altro. Una querela, per esempio, alla musica di merda. Pulirmi anche il culo. Ah, che devo la querela alla musica di merda. Vabbè, però comunque noi vi salutiamo, ci sentiamo a prestissimo con una prossima. Però adesso me la vado a pompare qua nel sottopiscio. Tu, ta tu, ta tu. Bene. Ta tu, ta tu.